non si è perso la trasferta di Siena, nemmeno Massimo Piacenti, è molto contento perché è arrivata la quinta vittoria consecutiva, presidente, e per tre giorni diciamo che la Fiorentina è prima in classifica. Sì, sì, questa è la parte sicuramente positiva, essere primi in classifica è da sempre una sensazione piacevole e adesso ce la gustiamo. Detto ciò, quando posso seguo sempre la mia squadra, anche oggi è stata una partita al di là dei valori teorici in campo, comunque una partita difficile, vera, da gestire con diverse fasi, diciamo a fasi alterne che si sono succedute, quindi bene, faccio i complimenti alla squadra. La squadra sta crescendo, 5 vittorie consecutive sono un ottimo risultato, ritengo però che ci siano ancora molti margini di miglioramento in termini di continuità, in termini di gioco di squadra e anche in termini diciamo di prestazioni individuali, si può crescere. Presidente, però aver cambiato così tanto e vedere una squadra che comunque dopo Piombino ha saputo mettersi a lavorare, migliorare, far vedere sul campo di crescere, è un motivo di soddisfazione. No, ma la mia non era un'affermazione di chi vuole avere d'ufficio il freno tirato, come si dice. Io sono molto soddisfatto, molto contento, perché io sto agli obiettivi di inizio stagione, quelli restano, quelli confermo. Dico soltanto che ci sono dei margini di miglioramento e lo dico in positivo e ancora più in positivo perché ho grandissima fiducia nel lavoro che sta facendo Andrea Nicolai e il suo staff, quindi è una squadra che sicuramente potrà darci le soddisfazioni che ci aspettavamo a inizio stagione, ma che come sappiamo nello sport vanno confermate partita dopo partita. È questo l'obiettivo di quest'anno, non mi sposto, come si dice, partita dopo partita dobbiamo crescere e consolidarci, questo è l'obiettivo. Dobbiamo adesso fare una bella partita, una bella prova domenica in casa con Cecina e speriamo che il pubblico accorra numeroso e stiamo anche lavorando per un evento importante, probabilmente il 25 di novembre potremmo giocare al Pala Mandela, tra l'altro nell'ambito diciamo di una serie di manifestazioni, di iniziative, di una cornice importantissima, i 100 anni di Mandela, quindi quella potrebbe essere una bella occasione per mettere in vetrina una bella giornata di sport, per mettere in vetrina quanto vale la Fiorentina Basket e per regalare una bella giornata di sport alla città di Firenze.